Splash! Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, the cycle hums, ready to race to you. Let me leave it! These days are all. Every sky has a blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are all. Buonasera e benvenuti in questa live reaction di WWE Tables, Ladders and Chairs 2020, ultimo pay-per-view dell'anno e anche occasione perfetta per farci tutti quanti gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. It's the most wonderful time of the year. Ti buco la faccia. Allora, avete hype per WWE TLC 2020, in attesa che comunque arrivino anche i miei convitati? Avete hype? Devo mandare anche il link. Avete hype? Avete hype? Un attimo che ho sentito il piriping e faccio entrare Magol, ammettiamolo. Hello? Mi sente? Presidente? Hello? Oddio, che è successo? Ma cosa sono queste interferenze? Io però, deve anche capirmi. Sì, ma deve capirmi. Io ho fatto entrare Michael. L'account presentava la scritta Michael Pepsi Plunge. Non può farmi queste improvvisate. Buonasera e auguri in anticipo, visto che mancano ormai 4 giorni a Natale, dato che abbiamo superato la mezzanotte. Da indiscrezioni, pare che per i Firefly stiano facendo parecchi preparativi, quindi probabilmente sarà live. Probabilmente sarà live. Eric arriva, sta parlando di sport inferiori in questo momento. Che vergogna. Ah, ma non è nel Thunderdome? No. La domenica c'ha il calcio inferiori. È schifo. Ma perché noi avevamo pensato che era del Thunderdome per fare una cosa. Vabbè, ve lo diciamo dopo. No, non penso la faccia quella cosa lì. Non penso che abbia modo di parlare con i produttori per suggerire finali alternativi per le Battle Royale, onestamente. Anche perché hanno già usato un finale alternativo per una Battle Royale nell'AEW, quindi. It's the most wonderful time of the year. Eccolo il gobbo, è arrivato. Ma no, ma guardate che bello che Eric entra all'unisono con Otis, che tanto adora. È lui il blue collar working man. Allora, adesso faccio una cosa per il sindaco, che lo potrebbe sfruttare. Quella non è farina, è... Sparta! Quella non è farina, è... La battaglia di Magenta, tutti i prodi cavalieri. Quella non è farina, è... La bomba! È finita! È finita! Big ending e vittoria dei buoni con Big E che schiena Sami Zayn, come abbiamo ampiamente previsto. It's the most wonderful time of the year. Io continuo a dirvelo, chiudono Orton e Wyatt. No, non penso. It's time to stop. Miz che vince. È bello, che c'è di male, scusa.
Grazie mille Davide Somaschini che dice IJ lo vedo bene da sardo, ma diventano tutti sardi a questo punto, eh. Non possiamo fare l'NSO, il New Sardinia Orbit. Esatto. It's funny because it's true. The Miz! No! Sei talmente tanto idiota. Oh, ma non fa niente, The Miz e Morrison! Morrison con la valigetta! No. Oddio! Powerbomb sul tavolo! Oddio! Morrison consegna la valigetta all'arbitro! C'è l'incasso! The Miz incassa l'One in the Bank, ufficiale! A few inches later. No! Fermo! Pezzo di merda, fermati! Pezzo di merda, stai fermo! No, pezzo di merda, una sega. E lui che è un idiota. Cioè, lui è. No! Il resto è più fresco dei tre, ci mette tre quarti d'ora. Perché voleva godersi il momento! Why are we still here? Just to suffer. Miz molto più veloce dei suoi avversari, raggiunge la cintura, la tocca, fermato però da McIntyre. McIntyre spinge le due scale. Sì? Madonna. Styles crolla addirittura fuori dal ring. È vicino alla cintura, ce l'ha e la stacca, vittoria di Drew McIntyre. Va bene, dai, va bene. It's the most wonderful time of the year. Hey! Ah, oddio, sai. Sono il wrestler maiale. Sono il wrestler maiale. Non mi mangi il caviale, mi mangi le ghiande io. Ciao, sono il wrestler maiale, vi insegno come si sale la corda. Io ho fatto delle lezioni di wrestling e non è quello... Ma non è quella la prima cosa che mi hanno insegnato a fare. No, ti hanno insegnato male, aspetta, guarda. Prendete la corda. Ah, questo è sale. Ah, avete salato la corda, bravi. It's the most wonderful time of the year. No, è Alexander che si prende il tag. Sì, Benjamin non ci rimane bene, però attenzione, lumbar check può essere decisivo, dai. Bravo Alexander. Uno, due e tre. È Cedric Alexander a ottenere la vittoria e da solo si può dire si prende i titoli di coppia di Raw. Dammi i titoli che sono adesso. MVP è felicissimo, però Benjamin un po' meno, che si è visto rubare il momentum, il climax finale dell'incontro dal suo compagno di team. Bello, finalmente abbiamo vinto qualcosa. It's the most wonderful time of the year. Titoli tag. Però con cosa chiudiamo a sto punto, veramente? Sarà lo spot della morte, quindi per il Firefly Inferno match, dai. No, chiudono Wyatt e Orton. No, non chiudono. Non è Elimination Chamber 2012 che terminiamo con un ambulance match, dai. Non è Elimination Chamber 2012 che terminiamo con un ambulance match, dai. Again? Seriously? Natural Selection. Uno, due, tre. E tre, vittoria per schieramento. E tre, sì. Charlotte Flair ed Asuka sconfiggono Nia Jax e Shayna Baszler diventando le nuove campionesse di coppia femminili della WWE. It's the most wonderful time of the year. Ci sono Cole Graves. Chiudiamo con otto. Sì, c'è il TLC match tra Roman Reigns e Kevin Owens con in palio il titolo universale. Max, sto aspettando che tu mi dica che ci avevo ragione. Ci hai preso nella card del pay-per-view. Fai vincere Orton e tipo ti lasciano lì con cosa succederà con The Fiend. Questo è un gran bel TLC. Questo è un bel TLC. Magari non molto spettacolare, però molto duro. Come direbbe il Gabibbo. È duro! Si gode anche il momento, con molta lentezza Reigns va e stacca la cintura dal gancio. Si conferma così campione universale. It's the most wonderful time of the year. Firefly Inferno Match. Randy Orton contro The Fiend. Randy Orton...
si presenta con la felpa e il pantalone, quindi potrebbe prendere fuoco se è vestito così per lottare, dai. It's time for the moment you've been waiting for. È apparsa la scritta live, quindi potrebbe essere in diretta la roba. È apparsa la scritta live, quindi potrebbe essere in diretta la roba. 5 minutes later. Ma Eric, ma sei nel Thunderdome, no? No, no. No, no. Sì, eccoti qua. Allora, non è in diretta, però. Credo. Ma siamo dei debunker clamorosi a sto punto. Oddio. Martello d'oro. Eccolo. Guardalo lì. Come gli sta piacendo questo incontro? Adesso dà fuoco alla, da fuoco alla sedia a dondolo. Ed è fin da preso fuoco. Oddio! Il Finn ha preso fuoco! Tutto il corpo praticamente. E quindi è lo sconfitto. Bello che si lancia ricordo. Comunque nel ring, però figo. Fa sta cosa? Subisce l'archeio! Oh. No, è figo. Dai, è figo, è figo, è figo. I don't know what I just saw. Allora, come prossima live reaction ci rivediamo il 31 gennaio 2021 con la rissa reale. Di nuovo auguri, statemi bene, passate queste ultime feste dell'anno a casa con la vostra famiglia, soprattutto in salute. Noi ci rivediamo nel 2021 sperando che sia un'annata migliore di quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. Buonanotte. No, dai. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ci risentiamo nei prossimi giorni con i video, con i podcast di Eric e Mattia sulla pagina Facebook di Michael. Ancora buon Natale, felice anno nuovo. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Il montaggione è finito. Vi è piaciuto? Fatelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video del sindaco. Sono un lessico! E iscrivetevi al canale del sindaco di Suplex City, avete capito? Parrai! Diglielo! Diglielo! Ma Max mi ha raccontato che ad un certo punto avete visto Eric sul Titan. Nel Titan, nel Thunder. È stato uno dei momenti dell'anno. Sì. Quando me l'ha raccontato stavo morendo. Parla qua perché il microfono è qua. Devo recuperarmi quel pezzo della live. Sì, appena inizia. Sicuramente finirà. Sicuramente finirà nel montaggione. Sì. Poi un'altra cosa che potremmo fare, Michael, di vederci in chiamata qua su Twitch e guardare i montaggioni del sindaco. Sì, ci sta. Usando quel programma che permette di condividere video di YouTube, non avremo problemi di copyright, a meno che il sindaco turni il su di noi mandandoci un copyright strike, tradendoci completamente a caso. E rivelandosi Eric. Sì, perché c'è anche questa sottotrama che si pensa che possa essere Eric, ad un certo punto si manifesterà dicendo «It was me, Max! It was me all along!»